La notizia di questa mattina che ha sconvolto tutti quanti è la scomparsa di David Bowie. Come il suo personaggio ha voluto lasciarci con 3 giorni prima con il suo ultimo album, tra l'altro Black Star, che ricorda anche in qualche maniera l'astrofisica. Pensa che quello che succede nel film possa già avvenire in ambito artistico, con gli artisti, e questa corrispondenza anche che c'è con gli artisti che non è corrisposta perché naturalmente il pubblico non può rispondere alla propria, insomma, alla comunicazione. I think that's a very interesting take. If your work communicates with the audience, whether you be a painter or a writer or a singer, then that communication will continue when you're not there. And I think I'm as saddened as everybody about David's death. He was a man who I met a few times, had dinner with him once, about 25 years ago, I suppose. Strangely, did a photo shoot with Iman around 25 years ago, and we got on very well. She's a wonderful woman, and I said, "Come and have dinner with me tomorrow night." And she said, "Oh, no, I can't. I'm going to Los Angeles." I said, "Why are you going to Los Angeles?" She said, "I'm going to look for a husband." And a year later, they were married. And David is not a personality who you ever saw around, really. And yet, he's so much part of our culture over the 70s, 80s, 90s, 70s, and 80s, certainly. And managed to keep a large part of himself very private and keep their relationship very private. And I admire that. And that, what he created, will be around, I think, forever. So, yes, there is a comparison between the story of our film and artists. The great artists remain. I mean, Shakespeare speaks to us to this day, although we know so little about him. But David's death is a great loss, I think, and the world is a little bit greyer as a result. But I look forward to the new album to remember him by. Credo che questo sia un punto di vista alquanto interessante. Sicuramente se il lavoro è un qualcosa che comunica al pubblico, sia esso l'opera di un pittore, di uno scrittore, di un cantante, è un qualcosa che rimane anche quando la persona non è presente, quando non c'è. Sicuramente la scomparsa di David è un qualcosa che mi rende estremamente triste e mi addolora moltissimo. Io l'ho conosciuto e tantissimi anni fa abbiamo anche cenato insieme una volta. Credo fossero 25 anni fa. La cosa strana, la cosa buffa è che ho incontrato tanti anni fa, ho lavorato con Iman, eravamo a New York, avevamo realizzato, fatto delle foto insieme e siamo andati subito molto d'accordo. Io l'avevo invitata a cena per la sera dopo e lei mi rispose: "No, non posso perché devo andare a Los Angeles." E io le chiesi: "Cosa devi andare a fare a Los Angeles?" E lei mi rispose: "Vado a cercare marito." E un anno dopo erano sposati. David era una grandissima persona. È stato un uomo, è stato un musicista che è stato in grado di dare una grandissima, fortissima impronta alla cultura degli anni 70, 80, 90, sicuramente degli anni 70 e 80. Al contempo, però, pur essendo così presente, così forte la sua presenza, è riuscito a mantenere
riservata gran parte della propria vita e gran parte del rapporto con la moglie. Io l'ho ammirato per quello che lui è riuscito a creare, che è riuscito a creare intorno a sé. E questo credo che sia molto importante, che valga per i veri artisti, quelli artisti che sono in grado di comunicare e di lasciare qualche cosa. Magari ci sono coloro che non riescono a comunicare, la loro comunicazione vale e dura il tempo per cui viene fatta e poi sparisce, viene dimenticata. Altri invece, come lui, che sono grandi artisti, che lasciano dietro di sé un ricordo, esattamente come Shakespeare. Di Shakespeare sappiamo ben poco, comunque Shakespeare continua a parlarci, continua a comunicare con noi. Lui è stato un grande artista, un grande uomo. Oggi il mondo è un po' più grigio, un po' più buio, perché lui non c'è più, anche se io non vedo l'ora di ascoltare il suo ultimo nuovo album, che continua a comunicare e continua a parlarci di lui. Prego.